Nuovo speciale Cronaca Aretina. Quest'oggi vogliamo approfondire un settore di cui si è parlato poco e tra i più penalizzati da questa crisi e dalle chiusure, è il settore dell'intrattenimento e dei locali notturni. Ne parliamo con un grande nome della nostra provincia in questo settore, Tito Ghezzi, collegato con noi. Ciao Tito. Ciao, ciao a tutti, salve, buonasera. Allora, Tito, ho visto anche una tua riflessione proprio sulla tua pagina Facebook, proprio del fatto che si parla poco dell'impatto di questa situazione. Ecco, che panoramica possiamo fare? Ma allora, è senz'altro il nostro settore, un settore chiaramente molto penalizzato da questa pandemia, da questa situazione che è quasi surreale che si è creata. Noi tra l'altro siamo stati anche il primo settore che ha il primo comparto insomma, lavorativo che ha chiuso i battenti già alla fine di febbraio e probabilmente saremo anche gli ultimi a ripartire. Quindi quello che sta succedendo ha chiaramente un impatto devastante su quello che è la nostra attività. Le riflessioni che io ho fatto sul mio profilo e che comunque facciamo noi di questo mondo, del mondo notturno, ci dispiace vedere che è un settore che non è stato nemmeno contemplato nelle varie scale delle attività lavorative che piano piano dovranno ripartire. Praticamente il settore dell'intrattenimento e le discoteche non vengono nemmeno menzionate. Quando si parla di intrattenimento ci si riferisce ai teatri, al cinema, ai concerti, ma la parola discoteca viene sempre un po' dimenticata e questo ce ne dispiace molto perché è un settore che è produttivo, che dà lavoro a tantissima gente. Magari non ce ne rendiamo conto perché quando si frequenta i nostri locali si vede. Magari si pensa che ci lavori solo quelli che magari si vedono, ma è chiamiamola una filiera comunque importante perché solo per la preparazione delle serate vengono impiegate un sacco di persone, poi specialmente con le nuove tecnologie ci siamo, diciamo, ci dedichiamo anche a una comunicazione legata a internet, a canali social, quindi ci sono persone, agenzie specializzate nel preparare le serate, prima ancora che la serata magari si metta, come dire, in moto, già c'è stato tutto un lavoro dietro importante. Quindi, ora non vorrei dilungarmi troppo però ci lavora tantissima gente. Te fa conto che in una serata mediamente possono venire impiegate una cinquantina di persone. Considera le attività, le discoteche che sono nella nostra provincia, fai la moltiplicazione. E viene fuori diverse centinaia di persone che sono impiegate in questo settore. Settore, ripeto, in questo momento dimenticato. Noi sappiamo bene che ci sono altri settori che dovranno riaprire prima di noi, è anche giusto perché in fondo chi ha le caratteristiche di poter mantenere quelle che sono le nuove normative è giusto anche che possa ripartire. E prima riparte meglio è. Credo che sia stato fatto anche una comunicazione, un terrorismo mediatico per cui si è creata anche veramente molto paura. Però la faccenda è seria. È così seria che noi, appunto, del nostro settore sicuramente saremo gli ultimi a ripartire. E gli altri settori dovranno avere chiaramente privilegio, dovranno avere anche degli aiuti economici, ma noi, credimi, non ci aspettiamo che di avere gli aiuti economici, anche se potrebbero essere auspicabili, perché ad oggi gli aiuti economici praticamente non sono arrivati quasi a nessuno e quindi noi non stiamo a elemosinare quello. Noi siamo un settore che ci siamo risollevati da tante situazioni che sono successe negli anni passati, importanti, mai chiaramente come questa, però comunque non ci fa paura questo. Ci dispiace essere assolutamente dimenticati, ecco, non parlare assolutamente di noi,
Questo, ecco, non ci piace. Si va anche verso la bella stagione, ci sono anche discoteche all'aperto, è ipotizzabile, anche se ovviamente è molto prematuro, bisognerà vedere ancora tanti fattori, però è ipotizzabile che possano esserci magari con degli ingressi scaglionati, insomma con delle misure almeno per i locali all'aperto, diciamo una prospettiva, uno spiraglio di speranza. Allora, quello che dicono gli esperti, dicono e ripetono che con la buona stagione e negli spazi all'aperto il virus chiaramente tende a diminuire la sua potenza e probabilmente a scomparire. Quindi i locali all'aperto possono avere sicuramente un rispetto al locale al chiuso, una situazione di sicurezza migliore. Però mantenendo come sono le cose ad oggi, dovendo mantenere le distanze di sicurezza, difficile pensare di poter svolgere la nostra attività con quelle che sono le nuove misure di distanziamento sociale, anche perché la nostra attività fa dell'assembramento un po' il suo punto di forza, no? Quindi per come sono le nuove regole, per come è la situazione al momento, io credo che una serata in discoteca al momento non sia possibile farla, perché con tutte le precauzioni che potremmo prendere credo che non sarà di facile attuazione, o comunque potrebbe perdere il suo appeal.